buonasera agli amici del basket dal Palamangolo di Scafati, seconda giornata Serie 2 Girone Ovest. Di fronte Givova Scafati e Menzana Siena. E subito la buonasera anche a coach Pier Vincenzo Costabile, che ci coadiuverà in questa telecronaca. Buonasera a tutti, ben ritornati qui al Palamangano. Scafati quest'anno ha fatto le cose per bene, ha veramente costruito secondo me una buonissima squadra, ma stasera il test è di quello che fanno tremare i polsi, visto che qui a Scafati scende niente poco di meno che la Menzana Siena, squadra dai trascorsi eccellenti, ha avuto poi delle traversie societarie, però adesso sembra essersi tutto rimesso a posto. Intanto gli arbitri lanciano la palla a due e comincia la seconda giornata di questo campionato di Lega 2. Vediamo che le squadre. Scafati ha conquistato la prima palla a due con Maio, che prende il gioco a due. C'è il tiro da tre di Federico Loschi, che si presenta subito ai suoi tifosi con una gran bella bomba. Comincia subito bene dunque la Givova, quinta sfida tra Scafati e Siena, le precedenti quattro tutte in Serie A e tutte vinte da Siena. Intercettato il possesso da parte della difesa senese sul passaggio di Maio per Baldassare, lo stesso Maio recupera palla, cerca la transizione offensiva, cede palla a Simmons sotto canestro, lotta per linee esterne, ancora Loschi, carica il tiro da tre, non va, recupera palla, porta Annese nell'angolo, si ricomincia tutto da capo con il possesso gestito adesso da Maio, va la conclusione personale Maio, non va il rimbalzo della difesa senese, primi possessi, primi tiri dalla lunga distanza, Siena sta tenendo lontano da canestro Scafati. Effettivamente tre azioni, tre tiri da sotto, cioè tre tiri da tre punti per Scafati, che però mi sembra comunque molto reattiva in difesa. Infatti Siena non ha fatto nessuna azione particolarmente degna di rilievo. Scafati parte come praticamente ormai giocano tutte le squadre, con il pick and roll centrale del play e del pivot, poi vede quello che succede. Una volta che è arrivata la palla sotto a Simmons ha secondo me palleggiato troppo e questo ha rallentato l'azione, ma non ha impedito a Scafati di trovare poi un buon tiro con Loschi, che però non è andato a segno come era stato in precedenza. Adesso c'è Baldassare che si va a prendere un buon fallo. Quindi rimessa dal lato corto del campo per Scafati, a rimettere la palla in gioco sarà Portannese. Il fallo è di Udom, primo fallo per lui, primo fallo del match. Ancora palla sotto per Baldassarre, si gira, Baldassarre non va, gli scivola forse la palla dalle mani. E i primi due punti del match anche per Siena. A metterli è stato Bryant. Simmons su di lui, Di Liegro, ancora Simmons, non va a canestro, il rimbalzo si ostacola una vicenda, i due ragazzi della Menzana, rimessa dal fondo e per Scafati. Circa 2000 presenze questa sera al Palamangolo, sicuramente ben diverso dalla Palamangolo di qualche anno fa. Sì, vedo un grande entusiasmo stasera qui a Scafati. Intanto Portannese va a forzare un tiro, prima c'è stato anche un tiro di Simmons che se n'è uscito da fuori, era una buona azione per Scafati, che però diciamo non è riuscita in questo inizio di gara, in questi primi tre minuti, a concretizzare. Intanto adesso c'è anche un buon rimbalzo in attacco di Roberts, che va a canestro ed è
c'è il primo vantaggio senese, 4-3, 6-55 al termine del primo quarto. Scafati deve cercare di trovare con maggiore continuità canestro. Ottima l'entrata di Portanese, che subisce il fallo di Roberts e andrà in lunetta per due tiri liberi. Due liberi per la guardia della Givova Scafati. Per lui si è trattato di un rientro a Scafati, così come un ritorno in giallo blu per Patrick Baldassarre. A segno il primo di Portanese. A segno anche il secondo. Scafati rimette la testa avanti, 5 per i padroni di casa, 4 per Siena. Due allenatori molto amici, per Di Chizzi e Ramagli, per stessa ammissione in settimana di coach per Di Chizzi. E questa sera comunque la giocheranno da autentici rivali e nemici. Sì, lo sappiamo, due grandi allenatori che siedono su due panchine di società ambiziosissime. Intanto Siena è di nuovo andata avanti nel punteggio. Portanese va a complicarsi un po' la vita, poteva segnare più facilmente, è andato in reverse e sbaglia, quindi ancora palla per Siena e c'è anche il fallo di Portanese. Sono due grandi allenatori, dicevamo, in un campionato dove purtroppo, lo ribadiremo fino alla fine, ci sarà una sola promozione su 32 contendenti, davvero poca cosa, anche proprio sul piano delle proporzioni c'è qualcosa da rivedere. Palla sotto per Di Liegro, fa buona guardia Simmons che in un primo momento sembra aver recuperato il pallone, lo recupera Siena, ma adesso è Portanese che lancia Federico Loschi per linee esterne, per Maio, penetrazione, ottimo, questa ottima questa combinazione di Scafati che ha portato a canestro Maio, primi due punti per lui nel match. Dalla lunga distanza ci prova Ranuzzi, non va ancora, palla per Scafati che è tornata in vantaggio, 7 per chi attacca, 6 per chi difende, 5-19 da giocare in questo primo quarto. Ancora Maio, due punti per lui, più 3 Scafati. Il balzo è di Baldassarre, ancora Maio che cerca l'assist per Simmons, fuori misura il passaggio di Maio. Si riprenderà il gioco con la rimessa dal fondo per Siena. 4 punti consecutivi di Maio, rimettono Scafati avanti a più 3. Forse qui ha esagerato un po', anche se ci stava tentare la layup con Simmons, avrebbe sicuramente messo definitivamente in partita anche il pubblico. Tanto c'è un canestro di Ranuzzi molto, molto bello. Siena non molla, è a meno 1. Maio chiama lo schema, su di lui c'è sempre Bryant per linee esterne, per Portanese, cerca lo spazio Portanese, scarica nell'angolo per Federico Loschi, non va il tiro da 3 di Federico Loschi. Siamo già dall'altra parte con Siena, sotto per Di Liegro, segna e subisce anche il fallo. Potenziale azione di 3 punti per Dane Robert Di Liegro. Primo fallo per Loschi, sono due falli a testa per le due squadre in questo momento del match. 4:07 da giocare, cronometro fermo per il tiro aggiuntivo di Di Liegro. Va a segno anche dal... a cronometro fermo Di Liegro. 11 per chi difende, 9 per chi attacca, 4 da giocare in questa prima frazione. Simmons per Portanese, per Baldassare nell'angolo, non va il tiro da 3. Scafati che forza molto dalla lunga distanza. Sì, in effetti Scafati non,
ha solo segnato la prima bomba, poi non ne ha messe più. Secondo me è uno su sei, mentre invece Roberts ne mette un'altra e Siena va a più 5. Dicevo, la circolazione di palla di Scafati è anche buona, sono proprio le polveri che sono bagnate. Se pensiamo che Portanese e Baldassarre hanno preso dei tiri senza neanche prendere il ferro, insomma, questo lascia un attimo perplessi. Intanto c'è una splendida palla di Maio per Simons, grandissimo assist di Maio che sta mantenendo Isci a Scafati. 11 per chi difende, 14 per chi attacca. Bryant per linee esterne, ancora ci prova da lunga distanza, Siena non va, il rimbalzo di Simons, cede palla a Portannese. Scafati perde palla, la rimessa è a favore di Siena. Ancora gli stessi quintetti in campo, 2.59 da giocare nella prima frazione, i due allenatori non hanno effettuato cambi. Solo non hanno effettuato cambi, non hanno chiamato neanche time out, evidentemente sono, diciamo, in attesa di vedere qualcosa, perché è chiaro, questa è solo la seconda partita di campionato, probabilmente questi sono gli starting five, ma sono anche i quintetti su cui probabilmente si punterà. Intanto una schiacciata di Roberts, sensazionale, grandiosa schiacciata di Roberts, e Siena si riporta di nuovo a più 5. Io credo che fra poco comunque comincerà sia la girandola di cambi che di time out. Scafati in attacco adesso con Simons, su di lui Di Liegor, ancora Simons, trova il varco giusto, non va, recupera ancora il rimbalzo, insiste Simons, palla per Baldassarre, si lotta sotto canestro, alla fine il fallo è di Siena. Il fallo è del numero 22, Udom, secondo fallo per Udom, e subito coach Ramagli lo richiama in panchina, manda in campo il numero 32 Cucci. La rimessa è per Scafati, Baldassarre, Simons, Maio tenuto come un'ombra da Bryant. Eh beh sì, è chiaramente l'osservato speciale, è la bocca da fuoco numero uno per Scafati, e quindi è chiaro che c'è una marcatura particolare. Intanto buon fallo che si è preso Baldassarre, Siena va in bonus a 2-0-8, Scafati può spendere invece ancora altri due falli. Portannese prova da lunga distanza, non va, il rimbalzo è di Di Liegro. Ancora Bryant, cede palla, Di Liegro non va, recupera il rimbalzo, questa volta a commettere il fallo è Simons. Si prepara intanto qualche cambio per Scafati, primo fallo per Simons, cambio effettuato, anzi time out chiesto da coach Perdichizia, 1.46 dalla fine della prima frazione. In effetti adesso Scafati sta cominciando un po' a sbagliare troppo, 11-16 per Siena, sicuramente adesso entrerà in campo, credo, non sappiamo bene al posto di chi, probabilmente di Portannese. Scafati deve ritrovare un attimo di continuità in attacco, soprattutto nei tiri da sotto. Prima abbiamo visto addirittura che Baldassarre ha fatto un passaggio a Simons dentro l'area, peraltro molto spettacolare, però poi poco concreto. Scafati ha perso un'altra occasione per fare canestro. In ogni caso Siena si è resa conto che in questo momento Scafati da fuori non ci prende più di tanto, e quindi si è chiusa molto sotto canestro, quindi se Scafati non riesce a trovare qualche conclusione da tre punti sarà difficile servire i lunghi giallo-blu. Si riprende dunque il gioco, 11 per Scafati, 16 per Siena, 1.46 da giocare. Di Liegro dalla lunetta per i due tiri liberi concessi in virtù del primo fallo di Simons.
non va il primo. Assegno il secondo, 1-2 per Di Liegro. C'è il cambio per Siena, esce proprio Di Liegro, entra in campo Leonardo Marini, ragazzo di 20 anni. Intanto massimo vantaggio per Siena, più 6. Maio Perloschi, ancora Maio. All'uscita del time out Perdichizzi ha effettuato il cambio, ha mandato in campo Cro, ha tenuto in panchina la guardia portannese. Nel frattempo è arrivato il primo tiro da tre di Simmons. Sì, Scavati non riesce a dare la palla sotto, ma Simmons è molto pericoloso anche dall'arco dei 6,75 e in questo caso l'ha dimostrato. Intanto ottima difesa di Scavati, palla persa per Siena. Scavati è a meno 3 a un minuto dal termine del primo quarto. Perdichizzi prova a dare una scossa anche sotto canestro, richiama in panca Baldassarre e manda in campo Rezzano per vedere se con un po' di sportellate si riesce a creare un po' di spazio anche sotto canestro. Sì, anche perché Baldassarre ha avuto un paio di conclusioni poco felici, anche se in difesa si è comportato molto bene. Chiaramente c'è bisogno di un Baldassarre che faccia anche qualcosa di più in attacco. Intanto contropiede sbagliato da Siena, ma Scafati rientra malissimo e Siena torna a più 5 a 30 secondi dalla fine. Maio in possesso di palla, doppio blocco, cioè sono sia Rezzano che Simmons. Maio sceglie Simmons e si butta dentro, scarica per Rezzano, c'è la tripla che però non va. Alla Siena, pericolosa questa azione, gran brutto rientro di Scafati. Poi Marini pasticcia moltissimo, ultimo pallone per Scafati, c'è un cambio, va a riposare Loschi ed entra Spizzichini. Un po' di problemi per Spizzichini in settimana, tutto si sia risolto per il meglio. Ultimo tiro, 10 secondi al termine del primo quarto, Scafati ha bisogno di un canestro e si va a prendere un ottimo fallo di Bryant, il buon Maio, che a 5 secondi dal termine andrà in lunetta per due tiri liberi. Poi però Siena avrà 5 secondi e un decimo per fare l'ultima azione di questo primo quarto. Ancora un libero per Maio, ha messo a segno il primo. 2-2 per Josh Maio, 16 per chi difende, 19 per chi attacca. Tiro dalla lunga distanza, non va, il rimbalzo di Rezzano, si conclude qui. Si conclude qui il primo quarto, dunque 16 Scafati, 19 Siena, linea alla pubblicità. Thank you.
tutto pronto per i secondi 10 minuti di gioco di questo match. 16 per i padroni di casa della Givova, 19 per la Menzana Siena. Si riprende il gioco con il possesso per Siena. Borzato, su di lui Maio, per Bryant. Si fa vedere Roberts, su di lui in questo momento Nicolas Crowe. Difende bene Scafati in questo frangente, però si scopre sull'arco e la punisce immediatamente Roberts con un altro tiro da tre. Cavati ha fatto tutto bene, poi il rimbalzo però è stato preso dai giocatori in maglia verde e Bryant ha punito subito l'errore scafatese con una tripla che regala il massimo vantaggio alla squadra ospite. Intanto Simmons sbaglia, prende il rimbalzo, subisce fallo che è del numero 15 Marini e andrà in lunetta per un tiro libero supplementare. Quindi se riuscisse a mettere a segno anche l'aggiuntivo rimetterebbe tutto come prima, come si è concluso il primo quarto con Scafati però ad inseguire. Intanto sbaglia, Marezzano prende il rimbalzo e quindi è ancora giallo-blu il possesso. Maio, c'è uno scontro con Roberts, anzi con Bryant credo, con Bryant. L'arbitro ha fermato il gioco. Palla rimane in possesso di Scafati con 14 secondi. Si consultano gli arbitri, ricordiamo Enrico Bartoli di Trieste, Luca Maffei di Preganziol e Michele Gasparri di Pesaro. Sono 14 secondi per Scafati. Spizzichini rimette in gioco per Maio. La recupera Rezzano, ancora Maio. Recupera il possesso palla, su di lui sempre Bryant. Spizzichini, infrazione di passi, palla persa da Scafati. Dunque sarà Siena a gestire il prossimo possesso. Bryant. Ancora per linee esterne, questa volta carica il tiro da tre Marini, non va, recupera palla Scafati. Ancora con Maio, va fino in fondo, Maio scarica sull'arco, Spizzichini, Rezzano da tre, non va, il rimbalzo è ancora di Siena, ancora Bryant. Nell'arco per Roberts, non va il tiro da tre, recupera Maio. Per linee interne, per Nicolas Crowe. Splendido assist di Maio, facile per Crowe mettere a segno questi due punti. Scafati deve essere più concreta, prima Maio ha fatto una splendida apertura ma poi il tiro di Rezzano non è entrato. Siena è invece molto 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 più concreta e per questo è ancora più 4. Gli ultimi due punti dei toscani segnati da Cucci. Spizzichini, Simmons, Maio. Ottimo ancora quest'assist di Maio per Simmons che subisce anche il fallo. Due punti per Simmons e tiro aggiuntivo, ma più di metà canestro di Maio. Diciamo che negli scout non andranno i punti a Maio, che adesso va anche a riposare un attimo in panchina. Ma gli ultimi due assist sono qualcosa in più, sono comunque, dovrebbero essere almeno un punto a testa, perché ha messo nelle condizioni prima Crowe e adesso Simmons di andare facilmente a canestro. Simmons poi si è guadagnato anche un fallo, possibilità quindi per Scafati di andare a meno uno. Esatto, va così e quindi adesso bisogna difendere. Forzato per Roberts, adesso Bucarelli per Cucci, sotto ancora per Roberts, trova lo spazio Roberts,
tenta la conclusione, non va e Simmons a buttarla fuori, dunque si riprenderà il gioco con la rimessa dal lato corto del campo per Siena in zona d'attacco. Cambio per Ramagli, esce Cucci. Marini per Borsato, Bucarelli, va a segno Bucarelli anche con un po' di fortuna. Più 3 Siena, 23 per chi attacca, 26 per chi difende. 7 minuti da giocare prima della pausa lunga. Spizzichini, su di lui Marini per linee esterne, per Portanese. Adesso ancora Cro, non trova il canestro Cro, recupera palla Borsato. Prima Scavati ha fatto un'ottima circolazione di palla, peccato per Cro. Intanto ottima difesa di Simmons, davvero un baluardo sotto canestro. Contropiede, frutta un fallo. Devo sottolineare la buonissima difesa che stanno facendo i giocatori di Scafati, in particolare Spizzichini, che sta annullando Roberts. Un po' di fisicità in più in campo sicuramente l'ha data anche Nicolas Cro. Riescono magari a tenere meglio l'uomo nell'uno contro uno. Portanese, su di lui Borsato, prova l'incursione interna. Portanese scarica nell'arco, palla che torna a Cro, ritorna, sanzione di 3 secondi fischiata dal direttore di gara. Dunque possesso palla che torna a Siena. Chissà quante infrazioni di 3 secondi capitano in una partita e magari non vengono viste. Poi nel momento opportuno. Infrazioni di 3 secondi ne capitano diverse decine. Francamente nella fattispecie io sono d'accordo con le proteste di Perdichizzi, perché è stato fischiato un 3 secondi ininfluente, infomando la palla è andata da un'altra parte proprio del campo. Comunque adesso gli arbitri fischiano una fallo in attacco che mi sa tanto anche di compensazione. Nulla di fatto, dunque possesso palla che torna a Scafati, fallo in attacco sanzionato a Diliegro, primo fallo per lui. Sono 3 i falli di squadra di Siena in questo quarto, ancora nessun fallo nel quarto per Scafati. Spizzichini, rientrato in campo intanto anche Loschi. Ancora Spizzichini, fermato in modo regolare. C'è un po' di confusione, la palla recuperata da Scafati. Ecco Spizzichini, possesso di palla, e questa volta c'è il fallo di Bucarelli, che è il quarto di squadra di Siena. 5 minuti e 30 da giocare nella seconda frazione, 23 per Scafati, 26 per Siena. Sì, secondo me era molto più fallo quello che ha subito Spizzichini prima sotto canestro. Comunque questo è il quinto fallo di squadra, c'era un errore al tabellone, quindi adesso Spizzichini andrà in lunetta per 2 tiri liberi per accorciare ancora di più il divario. Devo dire che anche se Scafati in questo momento ha 0 falli fischiati, non è perché non stia difendendo. Secondo me Scafati si sta comportando molto bene in difesa, sono stati bravi, hanno girato bene palle in alcune circostanze i giocatori in maglia bianco-verde, i toscani di Siena, ed è per questo che meritatamente sono in vantaggio, ma di un solo punto. Quindi adesso palla a Siena con Borsato che porta avanti palla. Spizzichini sta facendo un'ottima difesa su di lui, molto fisica, è giusto così. Vediamo un po', la palla ritorna però a Borsato, adesso c'è la tripla che va. Certo Siena non perdona assolutamente nulla, ogni volta che hanno 20 centimetri di spazio la buttano dentro.
contrariamente a Scafati che da dietro l'arco sta un po' stentando. Ora c'è Simmons sotto canestro, troppi palleggi secondo me, palla che è scaricata fuori per Portanese che si butta dentro, si chiude bene la difesa di Siena, però il rimbalzo è ancora di Simmons. Gioco a due con Portanese, si va a chiudere nell'angolo, palla persa, brutta azione di Scafati, adesso è borsato in avanti con una serie, un tiro che però è anche questo bruttissimo, situazione confusa, poi Spizzi, poi Loschi va a concludere da sotto, Scafati a meno uno, in questo caso un po' fortunata a dire la verità. Eh sì, ottima però la visione di gioco per poter fare quest'assist ad un Loschi in perfetta solitudine nel campo avversario. Di Liegro sotto per ancora per Cacace che va per linee esterne, Bucarelli trova la tripla, Bucarelli. Era da due il precedente tiro dato da tre punti di Borsato. Nuovamente più 4 Siena, recupera questo rimbalzo Ranuzzi, ancora un rimbalzo per Di Liegro che subisce il fallo di Portanese, secondo fallo per Portanese. E c'è subito il time out chiesto da Pertichizzi. 3 minuti e 30 da giocare in questa frazione con Siena avanti 31-27. Certo fa un po' riflettere come ci eravamo lasciati con Siena, quali erano i quintetti in campo, quali erano le squadre, i giocatori in questione. Due squadre che dal basso stanno riprovando a ritornare al vertice della pallacanestro nazionale. Sì, senza dubbio, l'abbiamo già accennato anche prima, sono... Peccato che questo campionato non offra grandi opportunità con una sola promozione. Volevo dire che in questa gara Siena ogni volta che Scafati arriva a meno uno riesce sempre a trovare il tiro, la tripla giusta al momento giusto, si sta mantenendo con un'ottima circolazione di palle nonostante la difesa scafatese sia piuttosto dura. Adesso rientra Maio, va a riposare Rezzano, rientra Baldassarre. Segnalo che Simmons credo non sia mai uscito dal parquet, si prende un bel rischio per Di Chizzi per non trovarlo stanco nei minuti finali. Intanto palla a Siena con Borsato che questa volta è marcato da Amaio, poi la palla sotto a Di Liegro, su di lui c'è Simmons, fanno a sportellate, Simmons alla meglio, palla scappata. Maio, e Loschi per Baldassarre, ancora per Maio, dentro per Baldassarre, ci prova Loschi dalla lunga distanza, va a segno Loschi. Ottima questa conclusione del numero 33 giallo-blu. Meno uno Scafati, recupera palla e c'è fallo intenzionale di Ranuzzi su Loschi. Due liberi rimessa dal centrocampo per Scafati che dunque ha la possibilità di ribaltare e riportarsi in vantaggio in questo match. Ancora una volta il merito è di Maio che è riuscito lui inizialmente a rubare palla, secondo me già aveva subito un fallo, poi la palla è stato bravo Loschi a prendere la palla vacante, a quel punto un fallo di frustrazione di Ranuzzi sbagliatissimo perché oltre a dare due tiri liberi a Scafati darà anche il possesso. Nel frattempo coach Pertichizzi aveva chiamato sul cupo dei cambi Ferdinando Matrone che credo a questo punto dovrebbe entrare per dare un po' di riposo a Simmons, Jeremy Simmons, che infatti
vedo già seduto in panchina. Tanto il pubblico si alza tutto in piedi per applaudire sicuramente l'azione precedente di Maio e Loschi. Comunque devo dire, due squadre che stanno ben tenendo il campo, davvero una bella partita sia sul piano tecnico ma anche sul piano agonistico. I giocatori fanno anche a sportellate, davvero spettacolare. Tanto Loschi mette a segno il primo e Scafati raggiunge la parità dopo tanto tempo, 31 pari. Invece poi il secondo purtroppo Loschi lo sbaglia, quindi ancora parità, ma palla ancora a Scafati. Rimessa in gioco per Scafati dalla metà campo. Spizzichini per Maio. Dunque in campo per Scafati, Maio, Spizzichini, Baldassarre, Matrone, Loschi. Per Siena, Di Liegro, Borsato, Roberts, Ranuzzi. Non va, rimbalzo, cerca Udom, era il quinto per Siena, adesso in campo non riesce a catturare rimbalzo Scafati, va dalla parte opposta subito Siena, rimbalzo difensivo di Baldassarre, subito apre il gioco per Spizzichini, ancora Baldassarre dentro per Maio, Matrone esternamente per Baldassarre, tiro da tre dentro fuori, non va, davvero un peccato, ed è pronto ad esplodere il palamangano. Sì, peccato, il tiro è uscito, sarebbe stato il vantaggio di Scafati dopo tantissimo tempo. Intanto ottima circolazione di palla anche di Siena, ma anche Siena sbaglia, però il rimbalzo è ancora di Udom, il tiro ancora sbagliato, c'è un fallo di Baldassarre, fallo di Baldassarre, ma Scafati non è in bonus. Manca 1 minuto e 25 al termine del secondo quarto, va in panchina Borsato, rientra Bryant, 31 pari, palla però a Siena. Primo fallo per Baldassarre, che Scafati riesce a gestire molto bene la situazione falli. Bellissimo questo canestro di Ranuzzi, davvero un grande canestro. Ottima conclusione, subisce anche il fallo e andrà alla lunetta per l'aggiuntivo. Sì, un grandissimo gesto tecnico, tra l'altro un canestro con un coefficiente di difficoltà davvero elevatissimo, davvero bravo questo giocatore a realizzare questo canestro. Non è il primo che fa stasera, ma ovviamente non è che non conosciamo. Sbaglia però il tiro libero aggiuntivo, quindi Scafati è a meno 2, palla in mano con Spizzichini che passa a metà campo, quindi in questo momento vediamo Maio in posizione di guardia. C'è un fallo e il fallo è di Udom, credo sia il terzo fallo. Davvero un fallo ingenuo di Udom, a 12 metri dal canestro è uscito su Baldassarre. Molta pressione, ci sono dei cambi anche sul gruppo dei cambi. Di nuovo Crow, va a riposare Matrone, rientra Nicolas Crow e in lunetta c'è Baldassarre per due tiri liberi. Trentuno per Scafati, 33 per Siena. Dalla lunetta il capitano di Scafati, Patrick Baldassarre, a segno con il primo. Due su due per Baldassarre e match in perfetta parità a quota 33. E questa volta secondo fallo per Baldassarre. Ci saranno i due liberi per Bryant.
Diciamo che non è la prima volta che Di Ligro e Udo e Bryant fanno questo gioco sullo blocco molto lontano dalla palla a centrocampo, dove in genere il difensore gialloblu si stampa e sul cambio difensivo poi Bryant va a tirare. Devono stare attenti i giocatori di Scafati perché Bryant è molto molto veloce, però intanto sbaglia il tiro libero. Ancora un libero per Bryant, 55 secondi prima della pausa lunga, 1 su 2 per Bryant. Siena ritorna avanti di 1, 34 per chi difende, 33 per chi attacca. Josh Maio si fa vedere, Loskin si fa vedere, anche Cro. Palla che ritorna a Loschi, chiede il blocco a Baldassarre, ancora Loschi, si stringono le maglie difensive di Siena. Baldassarre, infrazione di passi per Baldassarre, davvero un minuto negativo per Baldassarre, due falli e un'infrazione di passi. Perde Chizzi subito, lo richiama in panchina e rimanda in campo Simmons. No, credo che comunque sia stato richiamato perché ha due falli e non gli voglia far, non voglia correre il rischio del terzo fallo proprio nell'ultima azione. Sinceramente l'ultimo fallo lì, se c'era, era comunque un fallo ben speso. L'infrazione di passi, siamo al limite, c'era, pazienza. Intanto più grave che Scafati abbia concesso un rimbalzo, è meno 1, 8 secondi con Maio, potrebbe chiudere in vantaggio, gran palla sotto, così è, Scafati chiude con il punto esclamativo e chiude un punto avanti, 35 a 34. Diamo la linea alla pubblicità, a risentirci per il secondo tempo. Si sta per riprendere, intanto segnaliamo lo bello striscione dei tifosi di Siena che ricordano un loro amico, probabilmente non abbiamo fatto in tempo, comunque sono riscese in campo le squadre, commenti altamente positivi in tribuna, gran bella partita, si vede il cambio di categoria rispetto all'anno scorso. Grande miglioramento della qualità tecnica, bisogna dare merito a tutte e due le squadre ovviamente. Decisamente una partita che in questi primi due tempi ha mantenuto fede alle promesse.
Baldassare stava per perdere la maniglia, ci prova dalla lunga distanza Patrick Baldassare, non va, il rimbalzo di Diego. Siamo anche alle prese con il sito della Lega Pallacanestro per vedere anche gli altri risultati. Udom sotto trova due punti, i primi due punti del terzo quarto, Mattia Udom. Più uno Siena. Simmons per Maio, va da tre Simmons senza pensarci più di tanto, rimbalzo difensivo di Siena, Bryant contro Simmons, c'è il blocco di Udom che prova dalla lunga distanza, non va, il rimbalzo è ancora di Josh Maio. Maio, altri due punti per Josh Maio, 37 per chi difende, 36 per chi attacca, 8 e 20 da giocare nella terza frazione. Bryant ci prova, non va, il rimbalzo di Baldassarre, ancora per Maio, si butta dentro Josh Maio, scarica l'arco per Portannesi, ancora per Maio, dentro per Simmons che subisce il fallo, non trova il canestro, due tiri liberi per Simmons. Sì, però bisogna sottolineare la splendida azione di attacco con Maio che ha visto Portannese libero, che non è stato egoista, ha ripassato a Maio che ha fatto il movimento Giorgevic, per intenderci, non ha tirato Maio, ha dato la palla a Simmons, si è conquistato il fallo e adesso è in lunetta per due tiri liberi. L'impressione è che le due squadre si trovino già abbastanza bene, stanno anche difendendo decisamente bene, devo dire, fino a questo momento ne sta venendo fuori una partita molto 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 agonisticamente valida. Tanto Simmons sbaglia il secondo tiro libero e quindi Scafati è solo a più 2, 38-36 a 7-54, con palla che però è a Siena, c'è la tripla realizzata da Roberts. Ancora una tripla per Roberts. Più uno Siena. 39 Siena, 38 Scafati che in questo momento attacca. Maio. Ci prova Maio a metterla dentro. Passe Josh Maio con tiro dalla lunga distanza. 41 Scafati, 39 Siena, 7 e 10 da giocare, recupera possesso palla Scafati, Loschi ancora per Maio, si arresta, scarica su Portannese, non va la tripla di Portannese, mancano i punti della guardia questa sera. In effetti mancano un po' i punti di Portannese e Baldassare, ma non diciamo mancano, semplicemente perché stiamo facendo un po' di addizioni. Si stanno impegnando alla morte tutte e due. Prima c'è stata una splendida rotazione difensiva di tutta la squadra sul pivot di Liegro e con palla recuperata, ottima palla, e il merito era di tutti. Scafati sta giocando bene, e è chiaro che poi questo è un errore di incomprensione con Baldassare che pensava uscisse fuori Loschi che l'aveva tagliato backdoor. Questi sono gli errori che succedono all'inizio di campionato. Bryant adesso in attacco, cede palla a Roberts, Di Liegro ancora per Roberts, assist per Di Liegro che affonda la schiacciata. 41 pari, 6 e 15 da giocare in questo terzo quarto. Palla data a Siena con qualche dubbio.
Bryant su di lui, Maio. Portannese su Roberts di fronte, ritorna palla Roberts, scarica nell'arco per Ranuzzi che trova la tripla. Alex Ranuzzi, 41 per chi attacca, 44 per chi difende, ruba palla Udom, si interrompe il contropiede, ancora Udom, prova il tiro dalla lunga distanza, non va, il rimbalzo è di Baldassarre. Maio per Portannese, dentro per Simmons, Simmons contro Di Liegro, Simmons per linee esterne per Baldassarre, ancora Simmons da tre, va Jeremy Simmons, tripla per lui. Sì, prima c'era stato un brutto passaggio di Portannese, però Siena non è riuscita a recuperare, poi Simmons con questa tripla rimette le cose in parità, è una partita davvero maschia, molto agonisticamente davvero valida. Forse adesso qualcosa si è perso sul piano tecnico, ma non poteva essere altrimenti. Lo devo dire che è davvero una bellissima partita per essere la seconda giornata di campionato. 4:56 al termine del terzo quarto, 44 Scafati, 44 Siena. Intanto entra Spizzichini per Portannese, c'è bisogno che va subito ad occuparsi. Intanto c'è ancora una bella schiacciata di Udom, davvero bella schiacciata, hanno davvero tante possibilità di far male ai giocatori di Siena. Scafati sta pagando le conseguenze, anche se si sta mantenendo molto bene in scia fino a questo punto. Ecco ora Simmons che tira ancora da fuori e la mette Simmons, 5 punti consecutivi, parità. Bryant e Maio, Roberts, Baldassarre su di lui, subisce fallo Udom e mette a segno il canestro. Due punti per Udom, tiro aggiuntivo per lui. Mette anche l'aggiuntivo. 46 per chi attacca, 49 per chi difende. 4:05 da giocare nella terza frazione. Baldassarre, Spizzichini, si fa vedere Simmons, va Spizzichini da solo, Maio alza la parabola, va a segno Maio. Udom sotto per Di Liegro che trova il canestro. ...48 Scafati, 51 Siena, possesso per Scafati, Loschi, Maio, va da tre, Josh Maio, bellissima esecuzione di Josh Maio. Credo che Scafati adesso cambi difesa, perché davvero Udom era diventato un enigma per Baldassarre, però intanto c'è la tripla anche di Siena sbagliata. 51 pari, 2:52 al termine del terzo quarto, palla Scafati, Maio serve sotto Simmons che fa spoltellate sotto canestro, subisce fallo di parte di Udom. E attenzione, questa potrebbe essere una notizia, dovrebbe essere il quarto fallo di Udom, grave tegola per Siena, perché Udom è stato davvero una spina nel fianco della difesa scafatese.
Va detto però che gli extracomunitari di Scafati sono stasera in forma strepitosa grazie a una eccellente percentuale balistica di, sia di Simmons che di Maio. Scafati si è mantenuta in costante scia di Siena e adesso Simmons è in lunetta per due tiri liberi, va a segno col primo, torna avanti Scafati di uno. Quanto mancano 2 minuti e 41 al termine del terzo quarto, sbaglia però il secondo, brutto questi errori, non è il primo che fa Simmons. Zona Scafati, palla a Siena che adesso circola, vediamo se l'ingranaggio si inceppa, no, assolutamente no, anche c'è canestro valido, anche se sinceramente non ho capito perché canestro valido, perché non mi sembra che qualcuno abbia toccato il ferro. Siena torna avanti di 1, 53-52, però comunque Siena aveva bucato la difesa di Scafati al di là del tiro sbagliato del giocatore senese. Grande palla di Simmons, cioè di Maio per Simmons. Sempre zona Scafati. Palla tiro sbagliato da Siena. Palla però di nuovo ancora a Siena con Borsato che tira da tre, la mette. E Siena torna a più due. Commette una grossissima ingenuità Simmons, ma questa era un'infrazione di passi, era una grandissima infrazione di passi non sanzionata a Ranuzzi, quindi buono il canestro di Ranuzzi, più 4 per Siena, time out chiesto da Perdichizzi. Allora, grande gaffe di Simmons e Maio, sicuramente palla persa sbagliata, ma se questi non erano passi neanche quelli di prima fischiati a Baldassare e a Pizzichini, se non ricordo male, all'inizio della partita, che erano davvero molto più al limite di questi, sinceramente il metro arbitrale in questo momento lascia molti dubbi anche per quel canestro dato valido. Io sinceramente non ho visto nessun giocatore di Scafati toccare il ferro o il tabellone. Comunque rimane il fatto che Scafati ha fatto una mezza frittata, si trovava in vantaggio, adesso è a meno 4, a 1.33 dal termine del terzo quarto. Parziale di 5-0 per Siena. Rimesso in gioco per Scafati. In campo per Scafati Spizzichini, Maio, Rezzano, Simmons e Loschi. Per Siena Borsato, Cucci, Ranuzzi, Di Liegro e Bryant, anzi Roberts, non Bryant. Maio per Rezzano, da tre Rezzano, a segno Massimo Rezzano. Borsato per Cucci, su Borsato, Maio ancora per Cucci, ci prova da lunga distanza, non va, il rimbalzo di Scafati, possesso adesso per Maio, possesso per il sorpasso, ci va Maio dalla lunga distanza, la mette dentro Josh Maio, tripla, 60 chi difende, 58 chi attacca. Parziale 6-0, Rezzano sta dando più sostanza in difesa a Scafati, adesso è Borsato in possesso di palla per Cucci, forse anche qui passi, grande stoppata di Simmons, rimbalzo di Rezzano, Scafati ha cambiato faccia e conquista anche un fallo con Maio. Nessuna delle due squadre però è in bonus, mancano 19 secondi al termine del terzo quarto, Scafati 60, Siena 58, partita che negli ultimi minuti sta andando a strappi. Prima c'è stato un 5-0 di Siena e adesso un 6-0 aperto di Scafati con Maio che ha avuto un lieve infortunio,
Intanto va a riposare Loschi ed entra Crow. Ultimo tiro che deve essere, potrebbe essere per Scafati, quindi. Davvero grande l'entusiasmo al Palamangano, un entusiasmo del genere probabilmente non lo si vedeva dall'ultima stagione qui, la seconda di coach Giulio Griccioli, quando Scafati si dovette arrendere a Pistoia. La rimessa è per Scafati, c'è ancora un cambio chiesto da Perdichizzi. Maio a riposarsi in panchina, entra dentro Portanese, no, un cambio non ancora ratificato. Cambio effettuato in questo momento. Simmons riceve palla, la restituisce a Spizzichini. 7 secondi alla conclusione, 5-4, va Spizzichini, non va, rimbalzo ancora di Spizzichini, il possesso è di Siena, 3 secondi e 9 decimi per Siena per provare ad andare alla conclusione. 66-0 per Scafati, 58 per Siena. La rimessa in gioco per Roberts, per Borsato. Portanese perde palla, Siena. Finisce la frazione, 60 Scafati, 58 Siena, una frazione di gioco davvero avvincente. Pubblicità. Quarto e decisivo tempo con Siena in possesso di palla con Cacace, servito Borsato, su di lui Portanese. Quintetto di Scafati vede sempre in panchina Maio, che è uscito a 19 secondi dalla fine. Intanto c'è un fallo, fallo di Spizzichini.
è il primo fallo per lui. Due punti avanti scafati, quindi 10 minuti da vivere con la massima tensione qui al Palamangano. Palla Borsato, sui cambi difensivi ci finisce Rezzano, il tiro di Borsato, Rezzano fa ora guardia, poi palla recuperata da Di Liegro e canestro del pareggio. Davvero un'ingenuità per Scafati. Cro del Portannese. Simmons ci prova da lunga distanza, non va, il rimbalzo è di Portannese. Ancora Portannese, recupera rimbalzo per Cro, assegno Nicolas Cro. 6-2 Scafati, 6-0 Siena. Infrazione di palleggio per Roberts, Siena perde palla, possesso che torna a Scafati e adesso inizia ad alzare la voce anche Ramagli. Spizzichini, Simmons, Cro, Rezzano, Spizzichini ancora, Portannese su di lui, Borsato, ancora Portannese per Simmons. Time out per Siena, 6-4 Scafati, 6-0 Siena. Ottima azione collettiva di Scafati, tutti i giocatori hanno toccato palla, poi sull'ultimo pick and roll ottimo assist di Portannese per Simmons che è andato a schiacciare subito. Ramagli chiama time out per fermare immediatamente questo piccolo parziale che poteva dare una lievissima inerzia alla squadra gialloblu. 8-22 al termine, 64-60 per Scafati. Va detto che è una partita che sta diventando sempre più dura sul piano fisico, ne fanno le spese un po' tutti, però è davvero molto bella, appassionante, avvincente. Chi è venuto stasera a Scafati ha veramente imbroccato, perché lo spettacolo è dal primo minuto che stiamo vedendo, due belle squadre. Massimo vantaggio di Scafati in questo momento, dopo il più 6 di Siena c'è il più 4 di Scafati, 8-22 da giocare in questo match. Borsato, a difendere su di lui c'è Portannese, ricordiamo la situazione falli, 4 falli per Udon per Siena e invece sono 3 i falli per Loschi per Scafati. Ora Roberts da lunga distanza, non va, il rimbalzo è di Portannese, sempre Portannese, Cro, Simmons fuori ancora per Portannese, su di lui Borsato, ancora Portannese, non va il canestro di Portannese, c'è il recupero della difesa senese con Roberts, palla Borsato. 7:30 da giocare, trova un bellissimo canestro questa volta Cacace. Scafati, 6-2 Siena e c'è il fallo di Roberts su Spizzichini. Terzo fallo di Roberts. Intanto Ramagli a 7-17 dal termine, si gioca tutto, fa rientrare Udom gravato di 4 falli. Dico si gioca tutti perché gli arbitri hanno un metodo, diciamo, ancora da capire bene.
a volte non fischia nulla, a volte fischiano. Intanto esce anche Spizzichini, va a riposare Spizzichini, rientra a Maio, più due scafati, palla in mano. Forse Verdichizzi non è andato giù questa palla che stava perdendo sulla pressione proprio di Roberts. Deve stare attento però Scafati, perché Siena è in pressing a tutto campo e quindi Maio ha bisogno di un aiuto. Infatti la palla arriva a Rezzano che poi la consegna a Maio, e quindi l'azione, Scafati ha più due palle in mano. Ricordiamo che su Rezzano adesso c'è Udom gravato di quattro falli, sarebbe una buona idea dargli qualche pallone. Cro, Portannese, ancora Cro dalla lunga distanza, a segno Nicolas Cro. Più 5 Scafati, massimo vantaggio nel match per i padroni di casa. Forzato per Cacace, esce Rezzano, arresta il palleggio Cacace. Vediamo cosa fischiano i direttori di gara in questo momento, probabilmente un fallo a Rezzano. Primo fallo per Rezzano, secondo di squadra per Scafati in questo quarto, uno solo di squadra per Siena nel quarto. 6:34 da giocare in questo match, 6-7 Scafati, 6-2 Siena. Borsato, ancora un fallo, probabilmente Portannese questa volta. Portannese, terzo fallo per Portannese e terzo di squadra per Scafati. Borsato da 3, a segno Borsato, a 6:23, quando Scafati sembrava poter prendere il largo, subito Borsato ha rimesso le cose a posto. Sì, ottima tripla in un momento importante per Siena, Scafati correva, poteva scappare via, ci ha pensato Borsato. Intanto ora è Portannese in possesso di palla, palla sotto che arriva a Simmons. Gran canestro in salto di Simmons, Scafati di nuovo a più 4, ma la palla è per Siena con Borsato. Tanto sul cubo dei cambi Ramagli chiama due uomini, andiamo l'azione dall'altra parte. Roberts, perfetto, perfetto, gran bel canestro. Siena è sempre a meno 2, palla ora a Maio, tutto campo prestato da Roberts, di nuovo servito sotto Simmons, poi Portannese tenta l'entrata, Borsato fa buona guardia, forzatura di Portannese che fa canestro, gran canestro di Portannese che subisce il fallo di Borsato e andrà in lunetta per un tiro libero supplementare. Azione caparbia di Portannese, quando sembrava non poter avere più le speranze è riuscito a trovare il passo giusto per superare Borsato, andare a canestro e subire anche il fallo. Dunque un aggiuntivo. Nel frattempo c'è il cambio per Perdichizzi, esce Rezzano, entra Baldassarre. Un libero per Portannese, a segno nuovamente Scafati a più 5, 7-2, 6-7, 5-20 da giocare, Maio su Borsato. Roberts, Simmons ruba palla per Cro, non ce la fa a tenerla in gioco, infrazione di campo, dunque palla esce fuori, la rimessa è per Scafati, ma c'è il time out chiesto da Siena. Eh sì, perché comunque Siena ha perso un'altra brutta palla, quindi Ramagli ci vuol parlare su, credo che abbia ancora un time out, quindi 5 minuti 7 secondi al termine. Scafati è più 5, palla in mano, direi che questa è una palla importante, sarebbe importante fare un canestro che darebbe un break interessante, ovviamente nulla di definitivo, ma sicuramente spezzerebbe almeno un po' questa parità, dove le squadre, questo equilibrio dove le squadre non si sono
mai staccate più di 5-6 punti in tutta la partita. Quindi questa è un'azione molto importante. Lo sa Ramagli, lo sa Perdichizzi, che qualche minuto fa ha reinserito Baldassarre nella speranza che anche lui stasera dia un contributo offensivo, fermo restando che ha preso rimbalzi, ha lottato e chiaramente Perdichizzi sta facendo capire che è importante il suo contributo. Non lo ha tenuto in panchina, anche se Rezzano ha giocato davvero una partita egregia. Sarà Maio a rimettere in gioco, su di lui Roberts, Baldassarre per Maio, dentro per Crow, arresto a tiro di Crow, ottima conclusione questa di Nicolas Crow, più 7 scafati. Udom va fino in fondo, Udom non trova l'assist per Diliegro, assegno Diliegro, altri 2 punti per Dane Robert. Diliegro Simmons per Portannese, molto larga scafati in questo momento, esternamente per Baldassarre, non va a segno, il rimbalzo è di Diliegro, borsato per Roberts, non va da tre, Roberts recupera di Simmons, ancora Baldassarre, si lotta su ogni pallone, da questo punto di vista è un match davvero bello da vedere. Sì, grande, grande gesto di Simmons che salva una palla e ridà scafati il possesso, intanto si butta dentro Maio e c'è la tripla. Crow, 8 punti consecutivi di Crow, 2 bombe, è lui per me l'ombre del partito, se vince scafati è lui il match winner. Intanto c'è un giocatore di Siena a terra, l'azione continua, c'è la tripla di Ranuzzi che non va, però il rimbalzo è ancora di Siena, è ancora Crow che prende il rimbalzo. Crow davvero uomo ovunque in questo quarto quarto, l'uomo in più per Scafati che ora ha 8 punti di vantaggio e palla in mano, una palla importantissima, la gestisce Maio, su di lui raddoppio, poi Baldassarre per Portannese, arresto e tiro da 3, non va, il rimbalzo però era di Baldassarre, forse c'è un contatto un po' troppo forte, però dall'altra parte contropiede, ben speso il fallo da Scafati. Fallo fatto da Crow, tanto è un po' nervoso Baldassarre, deve stare calmo, mancano 2.53, Scafati è comunque a più 8. Intanto Siena ha effettuato il cambio, è rientrato in campo Bryant, è andato a risedersi in panchina, borsato, recupera palla Simmons, lancia Josh Maio, mantiene intelligentemente il possesso palla Josh Maio, aspetta che arrivino i suoi compagni di squadra, ancora Maio dentro per Simmons, 2 punti per Simmons, 2 minuti da lezione di basket per Scafati. Davvero Scafati, grazie a uno strepitoso Nicolas Crow ma anche a una grande difesa collettiva, piazza un parziale che tramortisce Siena, costringe al terzo time out Ramagli che ovviamente non ha più nulla da aspettare, a 2.31 dal termine, sul meno 10 deve organizzare un grande attacco e poi sperare. Ovviamente la partita non è finita, ma devo dire che è davvero impressionante Scafati, perché ha trovato, diciamo, nell'uomo che meno ci si aspettava, ma si sapeva che era un ottimo tiratore come Crow, ha trovato l'uomo giusto al momento giusto, quindi Scafati adesso dovrà
stare semplicemente attenta a non farsi risorprendere da Siena, a gestire questi 2 minuti e 31 per portare a termine la partita con una vittoria tutto sommato meritata, anche se Siena ha fatto anch'essa una gran bella partita. Coach Costabile, dicevi gestire questi ultimi 2 minuti e 30. Credo che per Dichizzi vorrà ancora che Scafati spinga sull'acceleratore. Vuole sempre il massimo dai suoi. Sì, senza dubbio, ma gestire non significa addormentarsi con la palla in mano. Significa giocare come ha giocato prima Maio, che praticamente al posto di andare a tirare ha fatto prima circolare palla e poi hanno trovato il canestro. Intanto ancora un'ottima difesa di Scafati e alla palla del più 12 a 2 minuti dal termine. Portannese. L'atletismo di Cro ha dato la svolta a questo match. Portannese si butta dentro, Portannese per Baldassarre, affonda la schiacciata Baldassarre e davvero incomincia a diventare uno show questo quarto per Scafati. Borsato per Udom, dentro Udom, non trova il canestro, la palla la recupera ancora Udom, la dà per linee esterne per Borsato, la tripla di Borsato questa volta non va e rimbalzo è di Portannese. Più 12 Scafati, 8-1, 6-9, 1-20 da giocare. Infrazione di 8 secondi. Chiamata Josh Maio. Bryant tenuto a lungo in panchina da Ramagli, per quale motivo? Sinceramente non lo so, glielo chiederemo dopo, forse ha avuto qualche botta, ha avuto qualche problema, qualche risentimento muscolare, perché non credo che Ramagli tenga uno dei suoi uomini migliori in panchina così a lungo per scelta tecnica. Intanto ancora una palla rubata da Siena e c'è un fallo e c'è anche time out chiesto da Verdichizzi. Deve stare attenta comunque Scafati, in ogni caso 10 punti a un minuto dalla fine sono un margine ovviamente sufficiente, a meno di miracoli, però in questi campionati vale anche molto la differenza canestri nel confronto diretto, che potrebbe essere importante, ed è per questo che Verdichizzi non si accontenta mai e che vuole vincere sempre di quanti più punti è possibile. Credo che anche per questo, oltre che per mettere a posto le idee, per far ritornare la concentrazione ai suoi, abbia chiamato questo time out. Sì, gli stessi discorsi fatti anche nella prima girata del campionato in trasferta a Codogno contro il Casal Posterlengo, quando Scafati a un certo punto stava quasi regalando qualche canestro agli avversari. Ci ha tenuto per Dichizzi a tirare un attimo le redini della squadra, perché come diceva coach Costabile sono importantissime anche le differenze canestri. Due liberi per Udom. Assegno il primo. Assegno anche il secondo, 2 su 2 per Udom, 8-1 per chi attacca, 7-3 per chi difende. Perde palla Portannese, gliela ruba lo stesso Udom. Bryant da 2 non va, il rimbalzo è di Cro che subisce il fallo. Subisce il fallo di Roberts, quarto fallo per Roberts a 48 secondi. Ancora non ci sono i liberi, terzo di squadra per Siena. Più 8 Scafati. Se ne va Josh Maio, si ferma Simmons, fuori per Spizzichini.
guadagna secondi importanti così Scafati. Si fa vedere Simmons, Spizzichini fino in fondo, gli soffia palla Ranuzzi e c'è il fallo di Maio su Roberts. Diciamo che Scafati sta facendo di tutto per rimettere un po' in partita Siena, per dare ancora un po' di suspense, anche se mancano 24 secondi al termine. Ci sono ancora tre possessi tra Scafati e Siena, però Roberts con questi due tiri liberi potrebbe riportare Siena a meno 6, quindi due possessi pieni. Scafati a questo punto avrebbe bisogno di fare un canestro, almeno un punto, per considerare la partita finita. Diciamo un brutto finale dopo uno splendido quarto quarto. Sono convinto che lo staff tecnico di Scafati ne avrebbe fatto volentieri a meno di questo brutto, questo confusionario finale. Intanto Crosi guadagna il fallo di Roberts, il quinto fallo, però Siena non è ancora in bonus, quindi ancora Scafati in possesso di palla. 16 secondi più 6 Scafati, 81 a 75 per la squadra gialloblu. Manca un punto per considerare finita questa partita. Scafati, Siena difende, probabilmente adesso farà fallo, ecco così, e Cro andrà in lunetta per due tiri liberi. ...13 secondi da giocare, due liberi per Nicolas Cro sull'8-1 Scafati, 7-5 Siena. Non va il primo. Dal più 12 sull'81-69. Si è adesso sul più 6, 0 su 2 per Cro. Stava fischiato fallo a Maio quando sembrava quasi aver rubato palla. Secondo fallo per Maio. Due liberi per Bryant. Scafati ha dilapidato davvero un grandissimo vantaggio. Eh sì, questo è grave. Come hai giustamente detto tu, era più 12. La differenza canestri potrebbe essere importante. Adesso a 4 secondi e 3. Siena si riporterà. Adesso è a meno 5. Ovviamente non credo abbia più tempo per fare null'altro, infatti non fanno neanche fallo i giocatori di Siena, però la chiudono meglio con uno scarto di 5 punti. Vittoria meritata di Scafati, onore a Siena che ha giocato una gran bella partita. Scafati dunque secondo successo consecutivo in questo inizio di A2 Girone Ovest, due vittorie e 4 punti in testa alla classifica. Si ferma Siena con questa sconfitta e dunque dal Palamangono è tutto. Una buona settimana di basket a tutti i nostri amici telespettatori.